Per certi versi all'inizio era anche inevitabile, ma poi dopo no, perché la ripresa ha patologie urgenti che non possono certo aspettare delle sospensioni. Quindi sicuramente questo è un senso ospedaliero, ma anche rispetto al territorio, e questa è una delle grandissime carenze. Su questo penso che sia molto importante lavorare e ragionare sia con le opportunità di risorse che vengono messe a disposizione, ma anche cercando di finalizzare al meglio questo tipo di intervento. Quindi posso solamente dire che certamente è una delle priorità assolute dell'azione, non solo fra tutti i settori, ma anche all'interno del settore sanità, perché potrebbe essere, secondo me, sarà una delle chiavi di volta per affrontare bene al meglio un processo di riorganizzazione. Guardi, questo a noi, per noi moltiplica semplicemente, diciamo, i candidati. Le gravi emergenze e urgenze di questa regione. Perché il centro-sinistra? Perché? Lo dico perché certe volte si ascoltano giudizi, battute, subito dopo, e speriamo subito dopo definitivamente, una grave pandemia da fare, dove serve serietà e competenza. Ecco, io penso che la nostra coalizione debba molto concentrarsi su questo e lasciamo perdere. Una carrellata, ma vedi. Abbiamo visto tutto. Prendiamo il gioco. Quindi è importante che tutti crescano. Credo che siamo forze diverse, che possiamo, diciamo, crescere occupando spazi diversi, credo che da questo punto di vista, e quindi speriamo che tu. Per l'onorevole Fitto, una domanda. Tra i temi a livello nazionale che sono stati proposti e sono stati fatti proprio dalla task, maggiormente rappresentare in Puglia. Ma se prendiamo come modello la task force di Colao, i suoi risultati partiamo male, secondo me, anche per la Puglia. C'è tutto il contrario di tutto. Quindi, insomma, io mi permetto di dire che più che prendere quello come modello, si tratta di capire quali sono le reali esigenze della nostra regione e individuare un programma specifico su una serie di questioni fondamentali. Mi limito a fare solamente un esempio. La regione Puglia non spende risorse europee su diversi ambiti, su diversi settori. Se noi dicessimo, e lo diciamo, che ci sono miliardi di euro che da anni attendono di essere spesi, incredibilmente, noi diremmo la verità. Ecco, io partirei da qui, perché è un po' paradossale e contrastante parlare di sviluppo di futuro non avendo la capacità di utilizzare le risorse che già ci sono. Credo che sia quello il modello al quale fare riferimento, sinceramente. Io penso che uguale lavoro si farà per le elezioni amministrative, dove non tutti i candidati sindaci sono stati definiti, ci dobbiamo rivedere per questo, si è parlato di alcune città, di altre ancora si deve parlare, e poi anche a livello, diciamo, di territorio invece rimando il tema dei comuni non capoluogo, insomma quello non è un lavoro che faremo noi assolutamente centralmente, quindi. Però invece sui comuni capoluogo abbiamo definito alcune situazioni, non ne abbiamo definite altre, ma insomma il clima è un clima tale per il quale ovviamente lavoriamo perché le guide. Non è una battuta, No, purtroppo. dico, Fosse tutti una battuta gli interventi che ha fatto è in materia in diverso, questi è anni. diverso. Quindi è una cosa diversa, cioè manca, l'idea della domanda si evince che manca una programmazione nel campo sanitario e quindi mi sembra che nella domanda ci sia la risposta. Lo approfondiremo nel dettaglio. Grazie. Fate passare le idee chiare, programmi forti, coalizione compatta. Grazie.